Ciao, oggi parliamo di soia. Ho portato qui un bel barattolo di soia in chicco e alcuni derivati, come ad esempio il tofu o lo yogurt di soia bianco senza zucchero. Perché volevo parlare di soia? Perché negli ultimi anni è diventato un alimento molto diffuso sia per chi pratica un'alimentazione priva di proteine animali, ma anche per chi voglia alternarla alle proteine animali stesse o per chi soffra di intolleranze al lattosio o alle proteine del latte. La soia è sicuramente un alimento utilizzato da secoli nei paesi orientali, in Cina anche. Ed è appunto considerato preventivo sempre in Cina per le malattie dell'apparato riproduttivo femminile. Questa è una, come dire, una tradizione, ecco, si pensa appunto che possa essere preventivo se assunto comunque da quando si è piccoli, poiché ha un effetto protettivo nel tempo, diciamo. Comunque la soia in chicco può essere utilizzata per svariati usi, ad esempio per produrre il latte vegetale, oppure se abbiamo un po' di dimestichezza, un po' di voglia, con il caglio, e appunto qualche litro di latte di soia possiamo ottenere, il tofu, che poi alla fine è questo qui. Semplicemente questo è poi fatto marinare, quindi è un prodotto un pochettino più elaborato. Io che ogni tanto mi cimento in queste preparazioni, non sempre ho tempo ovviamente, prendo ogni tanto questo tofu già preparato e vi consiglio questa marca, perché poi ce n'è di diverse marche, ma non tutti purtroppo sono uguali anche come gusto. Per cui niente, nella mia esperienza questo è quello sicuramente migliore, il Typhoon. Sia come gusto, che proprio come consistenza, e può essere utilizzato ad esempio da spadellare con le verdure, o se vogliamo fare ad esempio degli spaghettini di riso, insomma, mischiato un po' con un po' di salsa di soia o di tamari. È davvero ottimo. Un'altra alternativa, anche in questo mi cimento, ma non sempre ho il tempo, è lo yogurt di soia. Non a tutti piace, perché comunque, soprattutto se si prende quello senza zucchero, è un po', insomma, sa un po' di fagiolo, perché appunto la soia è comunque un fagiolo e quindi il gusto è quello lì. Però aromatizzato magari con un po' di sciroppo d'acero o un po' di miele, sicuramente può migliorare e diventare più gradevole, ecco. Io spero che questo piccolo approfondimento sulla soia sia stato utile anche proprio per capire le alternative che ci sono in commercio e le possibilità che abbiamo anche di, nella nostra alimentazione, ridurre un po' le proteine animali a favore di quelle vegetali che sono ampiamente diffuse e di ottima qualità. Io vi saluto e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!